Dolci Unicorni, sono tornata in edicola e tan 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 tan, ho trovato le LOL fake. Ma come sempre, ormai le edicole sono piene di LOL fake, ma anche i cinesi. Però queste qui le trovate nelle edicole. Allora, vi faccio vedere una bustina. Perché? La particolarità di questa bustina non è che le nostre LOL hanno tipo delle ali per farle volare, da non lo so. Però c'è scritto confetti pop. Ora ditemi, c'è Diva, c'è Center Stage, c'è Super BB, c'è Teacher Pet e qui cosa abbiamo? Le confetti pop? No, questa è la serie 1 e da qui ovviamente si capisce anche che sono fake, anche perché sono in bustina. Ve lo dirò sempre sempre sempre. Una bustina di queste l'ho pagata 3 euro, se non sbaglio. Ok, iniziamo subito questa scoperta, perché ogni volta aprire le fake è una vera e propria scoperta. Quindi è tipo qua sotto, non è qua, ma è qua sotto, va bene. Apriamo la bustina e ok, e già vedo delle cose strane. Allora, è pesantissima, cioè è super mega pesante. La busta è vuota, è molto vuota, la buttiamo. Allora, abbiamo anche le carte al solito del gioco, carta forbice sasso, a quanto ho capito, tipo la morra cinese. E ok, questa ce l'ho e questa no. Ci stava, che baby, ma quanto è carina e pucciosa lei, che fa anche rima. E poi dietro c'è, cioè, perché c'è una Lil Kansas che sbuca così, che non c'entra niente, cioè è una cosa sconclusionata, ma vabbè. Ormai ci perdo anche le speranze. E questa qui è la semi LOL. Ah, è girata al contrario. Sto dicendo, oh mamma, perché c'è il sederino davanti? Perché era girata al contrario. Abbiamo questa LOL che mi ricorda tantissimo Center Stage, un po', e poi ha il vestitino ed è senza scarpe. E perché senza scarpe? Non lo so, però è pesantissima, cioè io non so come. Allora, dal suono penso capirete la pesantezza, cioè è cemento, è metallo. È pesantissimo, mamma mia, non è fatta tipo di plastica o di simil gomma, è fatta di qualcosa. Non lo so, è durissima, è super mega dura ed è pesantissima. Quindi se questa qui tipo la lanciate e sbaglio, fate veramente male a qualcuno. E questa qui è la sua faccina. Devo dire che la faccina non è male, anche se sembra un Lego. Ce l'avete presente i Lego? Quindi hanno quelle facce un pochettino squadrate, un po' così, e i capelli messi di sopra. Un po' strana, veramente, però non le avevo mai viste così. Boh, non lo so. E poi ha il vestitino. Strano, non c'è la salsa. Quindi non è la tovaglia della nonna, però è tipo azzurro blu, un po' scolorito. Come si suol dire, arte ne parte, perché il colore è un po' smorto, però vabbè. E questo qui è lei con questo vestitino che non riesco neanche a metterlo. Non mi dire che il vestitino non si ci può mettere, che è tutto fatto male. Cioè vediamo se ci riesco. E l'hanno fatto male anche il vestitino. Molto bene, il vestitino non le entra affatto bene, ma sta così. Cioè, è bellissima così, cioè, ma dai, ma perché? Prendete le misure un po' giuste e invece nada de nada, va bene. Proverò dopo a sistemarla, ma andiamo avanti e vediamo chi troviamo qui dentro. Apriamo, anche questa qui sarà durissima perché, mamma mia che dura. Apriamo e vediamo, già vedo delle treccine, già vedo una treccina. Testa gigante, testa gigante è tornata fra noi. Praticamente, che cosa è successo? Cioè, allora, qui le scarpe ci sono, perché ho visto subito le scarpe, così, sono uguali? Perché ormai controllo se sono uguali o non sono uguali. Sono uguali, ok. Abbiamo poi le solite carte e abbiamo anche tipo le carte, questa qui è la confetti pop. Ok, poi c'è la serie 4 che non c'entra proprio nulla e poi va bene, ok. Diciamo che nessuna di queste ce l'ho. Poi andiamo avanti, il vestito è identico al precedente, molto bene, fantasia, portami via. E poi questa qui è la LOL, che io una LOL simile a questa fake l'avevo già trovata per quanto riguarda le treccine, però lei è troppo carina, cioè lei è fatta bene, se non fosse per una cosina qui, però vabbè, questo qui si può togliere penso anche con l'alcol, però è molto carina, se non fosse che ha la testa strana, perché è tipo la testa è più strana, cioè più grande rispetto al corpo.
corpo, ma va bene, anche questo è super pesante. Cioè, le LOL fake più pesanti del mondo. Questa qui poi la vestirò dopo. Andiamo avanti. Penso che tipo i vestiti saranno tutti uguali. Andiamo avanti e vediamo chi sbuca. Chi sbucherà mai? Facciamo così. Un'altra uguale. Un'altra uguale, non ci sono parole. Ma che cos'è questa cosa? Allora, intanto vediamo che le scarpine sono identiche. No, alla precedente. No, sto dicendo una grandissima bugia. Perché le scarpine sono diverse anche tra di loro, non è possibile. Cioè, guardate, questa è tipo una scarpina classica sportiva e questa è una scarpina aperta davanti. Ma perché? Cioè, perché? Voi andreste mai in giro con una scarpa diversa dall'altra? Io no, anche se una volta vi dico che mi è capitato e poi mi sono sentita una scema in mezzo alla strada, ma sono tornata a casa, dettagli. Allora, Ralph Lauren, ma quanto è carino, cioè la puccioseria. Le carte comunque sono carine da collezionare, assolutamente. Il pezzo di Super BB, ma quanto è carino. Poi c'è il pezzo di Fresh, ma dettagli. Andiamo avanti. Allora, c'è questo vestitino che mi ricorda il vestitino di Merbaby. Non so se ve la ricordate, è della serie 1. E il vestitino è molto simile, se non fosse che, vabbè, è fatto un pochettino male. Tipo, cos'è? È un fiocco fatto male? Cioè, non capisco. Oppure tipo, fium, ci hanno dato tipo così una passatina di vernice tanto per, perché non si capisce. Vabbè, dettagli, è un pochettino inquietante, però se vederlo così da vicino è molto inquietante. E questa qui è la LOL, che vabbè, difetti come se piovesse, però questa qui è la LOL, che è identica alla precedente. Ma perché c'è tipo il petrolio qui? Perché? Cos'è successo? Anche questa è super mega iper pesante, cioè wow, pesa tantissimo, non so come farvelo capire, ma più di sbatterla qui è sulla scrivania e farvi sentire il rumore è assurdo. Andiamo avanti, vediamo. Troverò tipo doppie su doppie. Vediamo, buttiamo tutto giù. Sì, un'altra uguale. Ma il vestito è diverso. Attenzione. E la scarpa? Sarà qua. Ok, perfetto, questo lo buttiamo. Buttiamo tutto. Le card sono queste, che questa ce l'ho. Un'altra volta vai che i bevei, ma ciao. E poi c'è lei, che bella, lei è troppo bella. Ok, allora, le scarpine, guardiamo le scarpine, e queste qui sono uguali questa volta, perché hanno l'apertura, infatti, davanti, hanno il fiocco e sono uguali, ok? Questo qui è il vestitino, che invece mi piace tantissimo, perché è lilla, e poi c'è anche un tocco di viola più scuro, e non sembra avere imperfezioni, quindi questo qui mi piace veramente tanto, e la LOL è identica alla precedente, con tipo delle macchie. Che ovunque, ma perché? Ma perché? Anche se vi devo dire che sto notando che molte LOL originali spesso hanno dei macro difetti pazzeschi e io non li tollero, perché nelle fake ci sta, ma nelle LOL originali no. Però vabbè, dettagli. Andiamo avanti. Allora, vediamo chi ci sarà qui. Non lo so, però è pesante. Apriamo, 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 se ce la faccio, ma è duro. Ok, buttiamo tutto giù. E anche questa qui ha le treccine. Molto bene, fantasia, portami via. Perché possono fare tantissime LOL tipo fake, ma le fanno tutte uguali. Ops, io lei non l'ho mai trovata, ma quanto è bella, cioè pucciosissima. Poi c'è Independente Queen, che è stupenda, è veramente stupenda. E poi ci sono, no, la puccioseria dentro la calza tipo di Natale mi sta befana, la puccioseria. Poi abbiamo le due scarpine che a questo punto sono identiche, perché infatti avevo intravisto che sono uguali, se non fosse che una è più chiara, una è più scura. Il vestitino, questo qui, che si un po' perde plastica tipo ovunque, pezzi di plastica di fuori che una poi deve andare a tagliuzzare. E questo qui è il vestitino e lei è la LOL, che ormai penso che abbiamo tipo 4 gemelle, 3 gemelle, penso 4. Siamo arrivati a quota 4 gemelle, anche lei è sporca di petrolio qua di questa cosa nera, ma perché? 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 Non lo so. Apriamo a questo punto l'ultima bustina insieme alla nostra gemellina, una delle gemelline, e vediamo se troviamo una sua gemella. Già, ok. Abbiamo qui le scarpe, che a questo punto ne sono uscite tre, molto bene. Tre scarpine, che magari una è perché se la perdiamo così ne abbiamo un'altra, va bene, mettiamola così. E qui abbiamo due scarpine uguali, e la terza, vediamo, 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 è uguale. Ok, dai, ci può stare, ci può stare. Il vestitino è sempre questo, se non fosse che è un pochettino più scuro rispetto ai precedenti.
Anche qui la plastica viaggia tantissimo, però va bene. E questa qui è la LOL, ma prima le carte. Ma vediamo quanto è pulciosa, è bellissima. Questa qui ce l'ho. E questa qui è Center Stage con le ali come una farfalla, come un angioletto, però è bellissima. Ok, allora, praticamente quelle che abbiamo trovato finora, perché questa invece non ha difetti. Questa qui non ha nessun difetto, è pulita, non è sporca, quindi è super mega pucciosa. Allora, abbiamo trovato queste qui, che adesso vi mostro in sequenza, e sono praticamente identiche. Cioè, sono super mega uguali tra di loro. Sono 5 gemelle più questa qui che invece è uscita fuori dal coro e non è gemella. Ed eccole qui. Adesso io vado a vestire tutte queste LOL. Ed eccole qui tutte le LOL vestite. E vi posso dire una cosa, puzzano veramente tantissimo. Cioè, i vestiti, e penso proprio che siano i vestiti, emanano un odore pazzesco, brutto, non so di che cosa, però brutto. E messe qui tutti insieme proprio arriva tipo un odore, boh, mamma mia, no, assolutamente no, non ci siamo. Poi ho notato una cosa, che non si vestono bene, come già vi avevo detto anche prima, perché inserisci tipo in un braccio il giubbottino ed esce dall'altro, e quindi no. E ho notato questi qui azzurri che non si riescono a vestire bene. Per quanto riguarda le altre invece sì, diciamo, ce l'ho fatta. C'è questa qui lilla che è molto carina come abbigliamento. Poi c'è questa che assomiglia a Merbabi, ovviamente non per l'aspetto ma per il vestito. E poi c'è questa qui tipo anche su un lilla quasi blu che è molto carina. Per il resto, che dire, fanno una puzza pazzesca e pesano tantissimo, perché 3, 2, 1, cioè pesa tanto. È rimasta anche mezza nudina di dietro, ma va bene, la giriamo. E che dire, mi raccomando, se volete altri video dedicati alle LOL fake, lasciate tantissimi like e soprattutto scrivetemelo giù nei commenti se voi avete trovato anche le gemelline così con le treccine, e se avete trovato delle LOL così super mega pesanti, che sembra che sono fatte, non lo so, di ferro, di alluminio, non lo so, ma sono super mega pesanti. Io vi mando un grandissimo bacio, pucciosissimo, tutto per voi, vi voglio bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!